Marina e Massimiliano. A un certo momento tu hai fatto non un passo indietro, laterale, se vogliamo. Le hai lasciate perché c'è una. Lei se vuoi. Ecco, non lo dico neanche. C'è una fragranza. Allora, il grande lavoro che ha fatto Massimiliano Gallo nel film è quello di staccarsi dal suo grande successo teatrale con quest'opera di Maurizio, perché lui a teatro ottiene un risultato incredibile in modo completamente diverso. E quindi per lui è stato doppiamente difficile levarsi, dimenticarsi gli applausi, le risate che prende a teatro, sapendo che ne avrebbe preso meno, probabilmente meno risate nel film, perché il film è più è graduale nell'entrare in un altro mondo. Poi comunque chiaramente è anche divertente, però ha fatto veramente un lavoro di sottrazione che solo un attore intelligente riesce a fare, incapace veramente. E Marina Gonfalone è, secondo me, la più grande attrice napoletana vivente. Io sono amico di Marina nella vita, ci sentiamo e quindi la conosco molto bene, è una delle migliori amiche di mia moglie e io dico, poi ci frequentiamo, quindi, e so che Marina è un talento puro e che va tenuta con le molle, perché anche ha una sua vena di follia meravigliosa che inserisce poi nei suoi personaggi, anche in questo caso. E lì la cosa incredibile è che Marina è diventata malleabile e totalmente a disposizione del personaggio che ha amato dal primo momento, e alla fine delle riprese, proprio l'ultimo ciak, che è stata l'ultima a fare l'ultima inquadratura, ha avuto un pianto di volto lunghissimo durante gli applausi. Ti ricordi, c'eri, sei rivenuto sul set? È certo che è venuto. Ha avuto anche a Venezia una reazione emotiva molto forte in sala, Marina. Sì, ma Marina veramente ha avuto è stato proprio farsi un taglio dentro e regalarlo poi a chi vede il film e anche un po' a me, che l'ho avuto l'onore di dirigerla. Al volo brevemente hai citato Pippi e Aldo De Scalzi, lavori con loro, sono due musicisti prolifici, hanno i loro autori di riferimento, lo sono dal punto di vista del commento della traccia musicale, molto importanti in teatro e non soltanto nel tuo cinema. Cosa puoi dire di questo, che è un sodalizio, anche un ulteriore sodalizio? Sì, due musicisti dei quali non mi stacco più, ci siamo conosciuti su Il Bagno Turco, il primo film. La prima colonna sonora, film pluripremiato, il primo film di Ferza Nozbete, di cui ero protagonista, e lì mi innamorai del suono che avevano prodotto, delle emozioni che avevano dato a quel film, che si appoggia molto anche sulla loro colonna sonora, ed è stato bravo Ferza a trovarmi, perché insomma li ha trovati. E io non ho più mollato, tutte le colonne sonore dei miei spettacoli sono di Pivio e di Aldo, sono musicisti genovesi molto si compensano, perché se Aldo De Scalzi è un musicista chitarrista sublime, Pivio è più la parte non dico creativa, però di invenzione. La loro grande arma sempre quando fanno una colonna sonora è trovare il cuore. Ed è quello che ti chiedo subito. Io con loro ho un rapporto talmente ormai consolidato, li conosco talmente bene e viceversa, che all'arrivo addirittura, non mi vergogno a dirlo, di mandargli proprio dei messaggi dove li faccio tipo, capito, un po' tipo, pensa a questi che ricevono un pazzo che non sa cantare, al contrario del mio figlio, che gli manda delle note strampalate senza senso, però loro capiscono e riescono a creare della musica. L'accento lamentoso. Diciamo. Sì, da questo suono lamentoso, cavernoso di un signore di una certa età che mi chiama a notte fonda. Grazie, Alessandro.